Ciao gente, benvenuti o bentornati sul mio canale. Per chi non mi conoscesse, io sono Giulia. Oggi nuovo video haul di Shein un po' particolare. Nel titolo questo sarà un haul di Shein, ma dedicato alla sezione festival. Non so se lo sapete, ma Shein ha proprio una sezione tutta dedicata ai festival o ai concerti, insomma, agli eventi. Visto che ci stiamo avvicinando alla bella stagione, visto che sta arrivando il bel tempo, cominceranno a esserci festival, eventi musicali, concerti a cui io personalmente amo andare. E quindi ho deciso di fare un po' di shopping sul sito proprio dedicato a tutto ciò. Come sempre, prima di iniziare, se non siete iscritti al canale, vi piacciono i miei video, iscrivetevi, attivate la campanellina, così vi arriva una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. E se invece volete fare dello shopping sul sito di Shein, vi lascio qua come al solito il mio codice sconto, che è del 15% senza spesa minima e non affiliato. Non perdiamo troppo tempo e iniziamo subito. Iniziamo già con un piccolo danno, perché nell'aprire il sacchetto ho anche sfasciato il sacchetto quello interno di Shein, che ovviamente eliminerò, ma ne ho veramente tantissimi perché io li tengo tutti e sono super super comodi. Partiamo con la prima cosina, che è un top, in realtà molto basico, molto semplice, poi ci sarà anche qualcosa di un pochino più particolare. Un top nero fatto in questo modo, qua davanti ha un cuoricino in metallo come dettaglio un pochino particolare, è a costine. Vi lascio i link di tutto quello che vi faccio vedere sotto nell'info box come al solito. Per quanto riguarda invece le taglie, prendo sempre la più piccola e se ci fosse qualcosa di cui non ho preso la taglia più piccola, ve lo dico qua direttamente nel video. Altro giro e dovrebbe essere un altro toppettino, se non ricordo male. Sì, ok. Questo un pochettino, non lo so, mi fa un pochettino stile anni 2000, anni 90, così con questo angioletto qua sul davanti, molto molto tenero. Ha le spalline regolabili, cosa che io amo e apprezzo molto. Se mi seguite da più tempo lo sapete, perché soprattutto in estate è una cosa che vi dico sempre. Adesso io, come avete visto, vi faccio vedere tutto quello che ho preso indossato allo specchio come faccio di solito, mentre invece, siccome poi queste cose ho deciso di abbinarle tra di loro per creare appunto dei veri e propri look per concerti, festival, eventi musicali, eccetera, eccetera, se vi interessa vedere come li abbino insieme e i look completi, ho fatto dei video, o meglio, ho fatto, quando vedrete questo video avrò già fatto, perché saranno usciti o usciranno in contemporanea, dei video per TikTok o dei reel per Instagram. Quindi se volete vedere i look completi andate a vedere sugli altri social, così avete qualche idea di come abbinarli. Ho preso una camicia di jeans che secondo me è super utile per queste occasioni, perché a parte che il jeans è una delle tendenze di questa stagione, di quest'anno, e poi magari adesso che ancora non fa caldissimo, volete essere un pochettino più coperti, vi mette su una camicia di jeans che secondo me sta bene quasi su tutti gli outfit. Poi magari quando avete l'evento che fa caldo la togliete e quando si fa sera un pochettino più tardi la indossate per stare un pochettino più coperti. Allora, questo sono davvero troppo troppo curiosa di vedere com'è. L'ho pensato per qualche evento magari un pochettino più elegante, un pochettino più fashion, magari al mare, sulla spiaggia, perché è un vestito lungo che adesso devo capire come farvelo vedere. Allora, sembra gigante e spero non lo sia, però in realtà qua davanti va incrociato, se non ricordo male. È un abito lungo, lungo, lungo fino ai piedi, vi faccio vedere così. Ha tutte queste cuciture, come se avesse delle balze, e poi ha la schiena completamente scoperta. Tra l'altro ha all'interno le coppe preformate, quindi potete indossarlo tranquillamente anche senza reggiseno. Ho preso una S, lo vedo particolarmente grande. Adesso lo proviamo insieme e vediamo com'è. Prossimo capo dovrebbe essere una gonnellina, sempre in jeans, ma questa volta color beige. Altra cosa di super tendenza di questa stagione, gonnellina un pochettino a vita bassa, cargo e di jeans.
Questa la provo, spero non mi vada grande, no, è una S, dovrebbe stare a vita bassa, quindi in teoria, stando un pochettino appoggiata sui fianchi, mi dovrebbe andare, spero, l'unica cosa che non sia particolarmente corta. Apriamo il prossimo pacchettino che non ricordo benissimo. Ah, ok, questi sono dei pantaloni, li ho presi perché mi facevano anche questi un pochettino anni 2000. Pensavo di metterli in abbinato con il top, con l'angioletto che vi ho fatto vedere prima. Hanno la gamba un po' più stretta verso l'alto e poi vanno giù leggermente a campana, così sotto. Non mi fa impazzire questa fascia rosa perché secondo me rimane un pochino molle. Non so come spiegare, poi magari indossata no, però non la vedo bene tirata sui pantaloni, cioè vedete che fa un pochettino di pieghe, non lo so. Questo dovrebbe essere, se non ricordo male, un altro top, ok, che vedo un po' largo, fatto così, anche questo con l'angioletto anni 2000 inspired, con tutto il pizzo qua sopra, mi piaceva un sacco questa cosa che avesse il pizzo. Controllo che taglia è, perché lo vedo gigante, no, è una S. Non lo so, lo vedo enorme, ma potrebbe essere una mia impressione. Altro top che questa volta ha la bustina fatta dall'altra parte. Come vi dicevo, siccome il jeans sarà assolutamente una tendenza per primavera-estate 2023, ho preso anche questo toppettino qua, che rispetto a un altro che avevo già preso sempre da Shein, rimane un pochettino più corto, quindi magari indossato con qualcosa di più a vita alta, e come colore è un pochettino più scuro anche rispetto al mio. Mi piace molto il fatto che abbia all'interno, vi faccio vedere da un po' più vicino, vedete, ha tutto il silicone in modo che non cada. Perché io questi top che non hanno le spalline ci litigo sempre un sacco e devo dire che quelli che hanno all'interno il silicone aiuta un po' a rimanere su e non cadere. È un pochino elasticizzato nonostante sia jeans, mi piace molto la stoffa. Piccola pausa abbigliamento per farvi vedere un paio di scarpe che non vi farò vedere indossate, ma le vedrete indossate in un look, come vi dicevo, sugli altri social. Sì, sono molto da festival e sono molto particolari. Le scarpe in questione sono queste, praticamente hanno tutta la zeppa così in... è come se fosse simile a raso, non so se dalla videocamera si evince. Hanno questi tre laccettini qua, uno sulla caviglia, uno in mezzo e uno alle dita. Vi dico anche che numero ho preso. Ho preso un 38, nonostante mi sembrino veramente giganti, è un 38. Quindi, come vi dicevo, per vederle abbinate nei look, ci vediamo sugli altri social. Torniamo all'abbigliamento e torniamo a un altro abito che, come quello lungo che vi ho fatto vedere prima, avevo pensato per qualche concerto, evento musicale, un pochettino più fashion, magari in spiaggia al mare. È un abito simile copricostume perché rimane tutto aperto sul davanti. Non so come farvelo vedere perché è veramente difficile. Praticamente anche questo, come l'altro, si allaccia sul davanti e dovrebbe rimanere un po' aperto qua. Ha una gonna lunga 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 che però rimane tutta trasparente e sotto è fatto a body. Oddio, non so se si è capito. Comunque è un body praticamente con sopra una gonna lunghissima e oltre al vestito c'è anche la sua cintura tutta bella imballata con tanto di carta e elastici. Questa è la cintura che va allacciata così in vita, che devo dire che non mi dispiace. Di solito le cinture degli abiti le tolgo sempre perché non mi fanno impazzire, mi sanno un po' di cheap, però questa qui non è male. Guardate che carina, bella. Proviamo che sono curiosa di vedere come sta. Torniamo a qualcosa di un pochettino più sobrio e un pochettino più basic. Dovrebbero essere dei cargo tipo stile parachute. Questi bianchi perché non avevo cargo bianchi e secondo me per la bella stagione ci stanno. Si stringono qua davanti con i laccettini. Io ho preso una taglia XS, hanno i tasconi, come vi dicevo, sono cargo, si possono stringere sul fondo e sono bianchi, ma all'interno sono foderati.
nella parte alta, non so se si vede, comunque, nella parte alta hanno come se avessero sotto un altro pantaloncino, che spero che non si veda una volta indossato, perché va bene, ok, non sono trasparenti, non si vedono mutande, però non mi fa impazzire che si veda il pantaloncino. Ho pescato questi che sono un paio di occhiali, ovviamente, vista la bella stagione, festival, concerti che fai, non prendi un paio di occhiali nuovi? Assolutamente sì, vi faccio vedere il modello che ho scelto, che è questo qua. Guardate come li imballano bene, tra l'altro, 8000 carte, cartine, di certo non si rovinano, se riesco a toglierle. Ok, ho preso questo modello, è un po' particolare perché ha, non so se vedete, tutte queste zigrinature qua nel contorno. A me gli occhiali di solito stanno malissimo, però proviamo, vediamo com'è. Allora, visto così non mi sembrano male, mi devo guardare bene nello specchio, adesso ho uno schermino piccolo piccolo, però non mi dispiacciono. Che dite? Fatemi sapere sotto nei commenti secondo voi come mi stanno. Passiamo a un altro sacchettino e dovrebbe essere una magliettina, visto che sono rimaste ormai poche cose. Ok, io questa in particolare ce l'ho già perché l'avevo già presa per questo inverno in color grigio. L'ho sfruttata molto, vi devo dire la verità, mi piace molto, anche la stoffa è super super morbida, molto leggera, non mi fa sudare perché spesso queste magliettine qua fatte così in retina sono fatte di una stoffa molto molto sintetica che fa caldissimo e fa sudare. In realtà questa grigia, nonostante abbia comunque le maniche lunghe, io l'ho messa come vi dicevo e non ho mai sentito particolarmente caldo. Sì, ovviamente non è la cosa più fresca del mondo, cioè se la mettete in estate quando ci sono 50 gradi, forse un pochino avete caldo, però devo dire che mi è piaciuta molto, quindi siccome quella che avevo preso era grigia, ho deciso di riprenderla anche in bianco. Ultimo capo di abbigliamento e poi passiamo anche all'ultimo paio di scarpe che ho scelto. Ah, questo l'ho visto nel video haul di un'altra ragazza qua su YouTube, che però non ricordo ed è un body e è fatto nella parte in basso tutto trasparente così a retina, mentre invece poi ha le coppe nella parte alta. Dietro è tutto completamente trasparente, ma lo potete mettere tranquillamente senza reggiseno perché appunto le coppe sono preformate, sono leggermente imbottite, ma proprio poco poco poco. Le spalline sono regolabili, è super morbido e sembra veramente di ottima fattura questo body. È veramente molto molto bello, anche qua non sono stecche le parti che vedete così segnate con questa stoffa in simil raso, non sono stecche nel senso che non sono rigide, sono solo cucite, però fa un pochettino effetto bustino. Come vi dicevo, vi faccio vedere l'ultimo paio di scarpe che ho preso e ho preso un paio di stivali. Ho un pochettino osato perché comunque magari andare a un festival con queste scarpe è un po' too much, però magari a un concerto, magari se avete dei biglietti che non dovete stare in piedi o pass VIP o cose di questo genere, secondo me fanno veramente una bella figura. Guardate come sono, così, con la punta, un tacco a spillo molto molto alto. Devo vedere se riesco a camminarci perché non avendo comunque zero plateau, devo capire qual è l'altezza di questo tacco. Arrivano fino sopra il ginocchio, in teoria, e spero che non mi stiano larghi qua di gamba. Li ho presi come esperimento, come prova, perché spesso gli stivali sopra il ginocchio mi vanno grandi qua di gamba. Anche quelli sotto il ginocchio, perché non ho una gamba particolarmente grande o muscolosa. Però non mi sembrano larghissimi, quindi proviamo e vediamo come sono. Questi ve li faccio vedere indossati. Ho concluso di farvi vedere tutte le cose che avevo preso appunto, come vi dicevo, a tema festival, concerti, eventi musicali, eccetera, eccetera. Fatemi sapere che cosa ne pensate, mi raccomando, sotto nei commenti che cosa vi è piaciuto, che cosa non mi è piaciuto, se indossereste qualcosa di quello che vi ho fatto vedere qua oggi nel video per degli eventi e vi saluto, noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!